Con quali web puoi creare degli archivi interattivi? Quindi noi abbiamo visto che cosa si può consultare, scelto alcuni esempi ovviamente. Come possiamo creare anche noi degli archivi interattivi? Allora, intanto che cosa sono i web whale? Sono come dei software online, sono dei servizi online a cui noi accediamo da qualsiasi computer senza il problema ovviamente del scaricare i software e buttarci appresso i documenti. Con Padlet, che un tempo si chiamava WallVision, si possono creare delle macchine virtuali. La metafora è proprio quella del sughero sul quale si possono poi attaccare vari post-it. Questa è una bacchetta realizzata da un'alunna sulla trincea, questo è un lavoro individuale, ma ci sono anche, c'è la possibilità di fare dei lavori di gruppo, dipende dalle impostazioni che si danno. L'insegnante può creare una bacchetta, invitare tramite email le persone oppure linkare, invitare chi ha il link a scriverci dei post-it in cui si possono anche inserire dei video e delle immagini. Si può anche scegliere se moderare o meno i contenuti, per cui ci sono diversi livelli di privacy e di restrizione. Invito a cliccare una volta che poi avrete il documento, ora non entro nel dettaglio, per visualizzare alcuni esempi. Un'altra risorsa affine è Lino, esiste anche l'applicazione per iPad, che consente sempre di fare delle bacchette o delle scrivanie virtuali collaborative. Questa è stata fatta da più alunni, era su una giornata tipo di Luigi XIV. Un altro modo per realizzare come dei tavoli di lavoro su cui ci sono diversi post-it cliccabili per gli approfondimenti è questo blog che ho realizzato durante un gemellaggio con una scuola della provincia di Piacenza, l'Istituto Comprensivo di Caveo. Era un gemellaggio sull'amicizia virtuale, partiva dalla lettura di un libro. E la metafora che abbiamo scelto per la rappresentazione, per la documentazione, era quella di un tavolo con un abbecedario. Cliccando poi su ogni parola si sarebbe entrati nell'approfondimento. Questo è possibile realizzarlo con Blogger, che realizza tutti i blog, in modalità visualizzazioni dinamiche. È molto interessante per chi twitta questo servizio online che si chiama Tagboard. In pratica realizza una bacheca di tweet a partire dagli hashtag. Se io scelgo un hashtag, che sarebbe la tematica, la faccio precedere dal cancelletto, in automatico mi seleziona i tweet che sono stati scritti su quell'argomento e li visualizza in modalità etichette su una bacheca.